cari amici, ecco una delle cose straordinarie, perle rare in questa città dall'opinione pubblica inesistente. Un negozio, l'unico, forse due o tre, adesso vedremo sino in fondo, ha avuto autonomamente la sensibilità di tenere le saracinesche semi chiuse in occasione del passaggio del corteo come segno di solidarietà. Il negozio Equilibrio è in via di Palma e noi lo promuoviamo. Ce ne fossero tanti. Ringraziamo la titolare e le dipendenti dell'attività commerciale. Grazie a lei. Altra attività commerciale, tra le poche, sensibile al tema, che in segno di solidarietà tiene le saracinesche semichiuse. I nostri complimenti a voi. Ecco un'altra attività commerciale, non sono tante, che per solidarietà mantiene le saracinesche semichiuse, simbolo di un'opinione pubblica consapevole. Noi li ringraziamo. Un simbolo fa la differenza, ecco un'altra attività commerciale, non sono tanti, che mantiene la saracinesca semichiusa in segno di solidarietà al problema dell'inquinamento. I nostri complimenti. Sfumatura ed un simbolo fa la differenza. Ecco un'altra attività commerciale, non sono la maggioranza devo dire, sensibili al tema dell'inquinamento, che per solidarietà simbolicamente tiene la saracinesca semichiusa. I nostri complimenti all'attività e noi la promuoviamo. E io riprendo. Il bambino racconta, guarda, da dove escono le nuvole. Ma no, veramente. Nunzio, vedi dove escono le nuvole. Musa, vedi dove escono le nuvole. Ma no, veramente, che bello, buone nuvole, arrivano qua, l'uno qua. Ma no, che bello, veramente, signor, guardate che nuvole sta arrivando, veramente, bellissimo. Dice il nome. Ma che nuvole è nuvole? Che danni, studia e racconta le problematiche dell'ambiente e del lavoro, di Taranto e della Puglia più in generale. Nel suo ultimo lavoro, Angolo Somma Zero parla dei processi di Taranto, Brindisi e Manfredonia. Ora abbiamo ascoltato uno stralcio.
lancio di uno spettacolo del 2003 di Alessandro intitolato 25.000 granelli di sabbia. Nella seconda parte invece ha improvvisato interpretandolo per noi. Grazie ad Alessandro e grazie a voi. L'emozione è fortissima, credo che sia una delle più forti che io abbia mai provato in vita mia. Il colpo nella nostra città e non solo nella nostra città, in molti comuni della provincia ionica. Noi non possiamo farvi delle promesse, possiamo soltanto garantire un impegno. Vi scrivo per riflettere. Sono la vostra città, Taranto, migliore e per una vita più sana. Io so cosa vuol dire essere trascurata, messa da parte, esclusa, ma posso assicurarvi che a differenza delle grandi metropoli ho una cosa che nessuna di esse possiede: il cuore, un grande, gigantesco cuore. E ora che dite, è meglio vivere sepolti nella spazzatura o lottare nel nostro piccolo, impegnarci per una città più grande? È impegnata in una battaglia in Europa per congelare il protocollo di Kyoto, quel protocollo che la certezza che ormai si stanno diffondendo largamente. Noi ci siamo posti alcune domande che riguardano la nostra popolazione per avere un quadro preciso dell'incidenza e del tipo che sia approvato al più presto da tutto il Vincenzo.